Ciao Volevo Gerardina, aspettare per benvenuta! Un Ciao, benvenuto da grazie. Viviana Bazzani e di Amo Samodei, ciao! Grazie. Ciao. Grazie, grazie, grazie a te. Guarda, noi vogliamo rubarti una mezz'ora, poco più, perché è successo di tutto da Ferragosto in poi, e quindi ci sono un po' di domande che vorremmo farti. Abbiamo visto l'intervista sicuramente su Canale 5 con la Tofanin, ma noi vorremmo farti altre domande, giusto perché c'è tanta gente che vuol sapere. E quindi lascio la parola a Viviana, che magari inizia lei a farti qualche domanda, se per te va bene. Allora, è inutile dirti che noi siamo la generazione che siamo cresciute con le tue canzoni, ci hanno fatto sognare. Ora, innanzitutto, la gente si chiede: ma Caterina Caselli, la Suga, ti ha scritto, ti ha telefonato, ti ha detto qualcosa? Perché tra le tante voci di corridoio, che no, questa non l'ho messa io in giro, si dice che Caterina Caselli ti abbia chiamato, è vero? No, per niente. Ecco, Ecco, ecco. allora, E signori. sinceramente, non mi aspetto che lo faccia. Ah, Ok. come mai? Come mai è lunga da È lunga, spiegare. va bene. Allora, noi, sai, siamo dei sognatori e tutto. Passo ad Amos, che ci alterniamo con le domande molto veloci, quelle che in realtà Ok, chiede bella il pubblico domanda che ti comunque, segue. bella domanda comunque, complimenti. Grazie. Guarda, Gerardina, te ne faccio una un po' più leggera, no? Noi abbiamo visto questo video, ti abbiamo visto sul palco e poi da lì, dopo Ferragosto, noi abbiamo vissuto un momento davvero di calore umano molto importante. Allora io chiedo a te, tu cosa hai vissuto dopo Ferragosto? Beh, ho vissuto tanto a Ferragosto. Ho vissuto tanto tanto amore, perché quello è amore. Non L'hai ci sono sentito? altre parole. Dopo Ferragosto, quell'amore ti rimane, fino a Guarda, che posso poi ti dirti, manca, Gerardina, che quello che è fino a che successo, sì. scusa, quello che è successo poche ore dopo che io ho visto quel video dove tu cantavi, mi ha emozionato, però mi ero arrabbiata nel leggere i soliti commenti, ma capitata a te, come a me, come Vabbè. a tutti che fanno uso. Allora io dopo poche ore faccio questo famoso video parlando di te, ma soprattutto alle nuove generazioni che non conoscevano questa poetessa, perché io ti ritengo una poetessa. Quindi io mi sono veramente meravigliata quando io pubblico questo video dopo 3 ore, perché non sono sempre sui social, lavoro, sono impegnata con altre interviste e tutto, accendo e vedo il primo video di una persona con la tua musica e il bel vedere di Napoli. Dopo scorro un altro bel vedere, poi una ragazza che canta la tua canzone. Cioè, praticamente io giravo, scorrevo e c'erano tutte le tue canzoni. Lì io difficilmente mi emoziono, mi sono emozionata, ho chiamato Amos e qua l'ha detto: Amos, tu nell'ambito della musica sei un grande esperto, io sono più esperta un po' nella soprattutto nella cronaca nera, faccio tanta cronaca nera e gossip sui social. Continua a seguire soprattutto l'andamento delle hit della musica della Gerardina Trovato. Quindi da qui ci siamo mossi veramente in tandem. Eh sì, è stato un bel momento. È stato un momento bello perché io ho riscoperto un'Italia che sai che tutti alla fine borbottiamo sempre contro l'Italia. Magari abbiamo anche ragione a farlo, però ci sono degli italiani che sono secondo me davvero belli quando ce n'è una giusta causa. E Gerardina, secondo me, io mi ricordo, guarda Gerardina, te lo dico proprio come se fossi mia sorella, mi permetto, io andavo agli autoscontri, me lo ricordo come se fosse ieri, andavo lì e c'era la sua musica. E io stavo agli autoscontri perché c'era la sua musica e per me era un momento ludico di divertimento accompagnato da una colonna sonora che ce l'ho ancora nelle vene. E mi ha fatto male vedere che poi hai avuto questo momento. Adesso io non voglio entrare nel merito. Però mi auguro che quello che è stato fatto serva, ti serva e serva a noi. Poi lascio la parola a te. Tu che ne pensi, Gerardina? Sì, certo, certo che serve.
Serve molto. Tu a cosa ti riferisci quando dici quello che è stato fatto? Guarda, io mi ricordo quel momento di calore italiano quando ti parlo di Ferragosto, perché io e Viviana personalmente abbiamo iniziato a vivere a Ferragosto una frenesia di darti più possibile visibilità, di condividere con tutti. Io ho avuto, guarda, ho avuto un momento incredibile dove veramente mancava poco che io mi facessi prendere in braccio dalla gente. Addirittura, addirittura. Perché è stato a Messina. Ok. È stato a Messina e mi hanno volevano tutti la mia mano. Penso. E io ho afferrato due mani. Niente, il cuore, l'anima, la mente, no? Poi siamo tutto mente, quindi è alla fine la mente che dire il cuore è sbagliato, perché il cuore è un muscolo, è un altro discorso, e la mente mi portava sempre più verso quelle mani, fino a che ho messo anche la faccia. E allora, possiamo sapere di chi sono quelle mani a cui ti riferisci? Hanno della gente, non lo so. Ah, ok, generale, ok. Da sotto al palco, okay. Del pubblico, sì, del pubblico, che era. No, non lo so, io ho messo il viso e hanno preso il mio viso, i capelli. E guarda, mancava poco che veramente mi facevo prendere completamente in braccio. Molto molto bello. Senti Gerardina, una domanda, io ti faccio le domande a seconda di quello che leggevo nei giorni successivi, perché c'è stato il passaggio del grande amore, aiutiamo, poi c'è sempre la sorta del cattivello che deve dire la sua, ma ripeto, apro e chiuso parentesi, rientra, ci sta. Quando a un certo punto, soprattutto una signora insisteva, no, non ascoltate i brani Gerardina perché aiutiamo solo la Sugar, la casa discografica della Caterina Caselli. E io facevo presente, ho detto guardate che non è così, perché i testi, molto altro è stato scritto dalla Gerardina, e poi ci sono delle determinate contratti e divisioni a seconda di quello che uno ha prodotto. Vogliamo spiegare alle persone che ci stanno guardando in realtà che tutto ciò che tu canti, che hai fatto, che hai scritto, è opera tua? Sì, esattamente come hai detto tu. È indubbio che la Caselli in questo momento ha, appunto, come hai detto tu, anche lei ha la sua percentuale, è normale, certo. Sarà contenta, che ti devo dire, sarà contenta. Ecco perché io speravo almeno l'umiltà, la carineria, la gentilezza tra donna e donna, perché no, almeno una telefonata, però non è detto, perché mai dire mai, perché le cose pian pianino possono succedere. Tu la conosci meglio di noi, non la vedo poi una donna così dura. Infatti ti dico che non può succedere. Sei lapidaria, benissimo, sì. Gerardina trovata l'ha detto, è lapidaria, ha detto, e se lo dici tu vuol dire che molto bene la conosci. Una domanda, poi passo all'altra domanda ad Amos. Sì, però devo dire una cosa. Sì. Io conosco lei, però anche lei molto bene conosce me. Ecco, okay. Quindi il messaggio l'hai lanciato. Ecco. Cioè, se mi cerchi, cioè, mi trovi. Che la porta è aperta, perché tu sei una persona che lasci le porte aperte, si vede, insomma, sei un animo buono e non porti rancore, lasci tutto alle spalle. Non sempre. Allora, non porto rancore, vero, ma non assolutamente, non sempre lascio le porte aperte. Tutte. Diciamo che non dimentichi.
No, diciamo che ci sono delle porte che nella vita vanno chiuse e devono rimanere chiuse. Ma vi Ma posso fare vedere una cosa bella come invece? no, anzi. Certo. Qui a casa mia non c'è molta luce, Sì? io mi sposto adesso perché Sì? ve la voglio fare vedere. Vedete, sono tutte candele. Sì? Cioè, allora, non si vede bene. Io inquadro, guardate, metto la candela qui. Si vede. Cos'è, secondo voi? Allora, aspetta, ma a me sembrerebbe di vedere i tuoi genitori e tu, no, Mia giusto? mamma e mio papà sposi. Meraviglioso, Qui c'è mia meraviglioso. mamma al pianoforte. Sì. Ecco, e qui c'è quel pianoforte. Ah, che Ah, bello. Ecco, Venuta la pelle questo. d'oca. Spero che questo faccia venire la pelle d'oca a un bel po' di persone. Sì, anche perché Guarda, io guarda, è sono stato contenta detto. che ci fai vedere la casa perché noi tutti, ma metto anche in primis io, eravamo rimasti ancora che tu eri ospite in una struttura di persone della terza età ed eravamo convinti di questo. Invece, giustamente, anche dalla Tofanina e Sabato e con noi, stai facendo vedere come vivi Chi ve bene. l'ha detto che ero ospite in una struttura? Ma È sono stato delle detto. cose che tu vai a leggere nelle vecchie notizie, ovviamente risalente a tempo fa, dove si parlava che per un periodo sei stata ospite in In un una struttura. albergo. Ecco, un Sono albergo della stata. terza. Non si parla mai almeno io non ho mai parlato della Caritas, mai perché non l'ho mai trovato questo da nessuna parte, però c'era scritto molti anni addietro in un momento complicato, ma come passiamo tutti, che eri ospite in un albergo pensionato. In un albergo, 3 anni sono stata in albergo. Vedi, no, diciamolo perché purtroppo le notizie vengono lette e riportate in un modo e soprattutto, diciamolo, sono felice queste immagini che ci stai vedendo, che tu hai la tua casa, vivi nella tua Ah, casa. Come... allora vi faccio vedere un'altra cosa, la Sì, mia casa, guarda, vai. Hai adesso fatto sono gli arrivate occhiali da quattro le occhi? donne, guardate che c'è le candele. No. Ma scusa, ma già che parliamo di casa, toglimi una curiosità. Io mi ricordo quando ti ho visto dalla D'Urso, no? Che ti dava questa casa e ricordo che tu dicevi: sì, va bene, però e chi la mantiene e chi la finisce e come faccio? Va bene Sì, va tutto. bene, a parte questo, ma c'è stato un errore lì di informazione, insomma, nessuno ti regala una villa Ma infatti, la mia domanda è quella lì, quella villa ha avuto poi di uno sviluppo 300. oppure no? E infatti, dai, l'avevo No, capito. no, no, quello è stato un passaggio, poi ho optato per un Boh. appartamento grande Ok. perché io ho vissuto 20 anni a Roma e poi sono andata su a Verona. Sono Sì. Sì. stata un bel po' di anni a Verona perché ho conosciuto la persona più importante della mia vita e Ah, sono ok. stata con lui, sì, a Verona, a casa sua. Ecco, lui aveva la villa col terreno, e Ok. devo dire che io, per come sono, non mi trovo bene in mezzo all'erba. Se devo essere sincera, Ok. Cioè, tu terra, centrocittà erba. preferisci? Ecco, quindi Okay. sì, era. Ti faccio una domanda. Tu che sei un'autrice, io sono dell'idea che le persone più interessanti nella vita sono le persone che hanno avuto un percorso personale molto complesso e quindi le persone migliori passano sempre da lì, a parer mio. Però tutta la storia che ti porti dentro ti servirà per scrivere? Scriverai? Continuerai a scrivere? Io ho scritto tanto e ho
però ovviamente ecco, c'è un percorso da fare, perché ho aspettato tutta la vita praticamente per uscire come io insomma prego veramente Dio di avere trovato finalmente la strada per uscire come ho sempre sognato di uscire. Io ho 3 album pronti. Non hai pensato di dare uno dei tuoi lavori, dei tuoi scritti, dei tuoi brani magari a un prossimo ragazzo di amici? No, questo di amici. Sì, no, del tavolo di amici. Sai che i ragazzi cantano le canzoni degli autori, come insomma della tua portata. Sì, ma no, assolutamente. Questo forse quando dirò, ecco, adesso okay. Sono arrivata dove ho sempre aspettato. Ecco, devo dire aspettato di arrivare, allora forse dopo se avrò ancora idee, perché me ne vengono e insomma ci sono io prima, ecco, sono cose mie, allora, ci sono io prima, ancora e per tanto tempo, poi vedremo, insomma. Ti faccio però una domanda che magari ti può infastidire, se vuoi puoi ovviamente non rispondere, ma ci sono tanti commenti che dicono: ma Gerardina non può più cantare. Tanti, perché dicono che non ha più una questo voce. Lo sai perché? Perché tutti mi fanno domande su un passato che è un passato, che è stato un momento, è stato un periodo, e sembra che tutta la mia vita, insomma, è stato quel momento. Okay. Io ne ho parlato veramente chiaramente dalla Toffanin, perché Silvia me l'ha permesso, mi ha messo veramente, per me è una ragazza, rimane una ragazza. Certo. Rimane una ragazza meravigliosa e lì io l'ho spiegato, ho detto pure l'anno che è successo, che mi sono successe queste cose e insomma stiamo parlando del lontano 96, ma sembrerebbe quasi che tutta la mia vita fosse il 96. Nel 96, che ti devo dire, cioè voglio dire, cioè, io Gerardina, senti, allora, tra le voci di corridoio, le famose voci di corridoio, si è parlato di te, probabilmente non della tua partecipazione a Sanremo né come ospite, ma semmai probabilmente in duetto nella serata del venerdì sera. Tu lo sai che il venerdì sera nella kermesse sanremese. Ma se te lo offrissero, se te lo offrissero di cantare un tuo brano, ma sono voci di corridoio. Io dopo 3 Sanremo. Ok, Gerardina, ma mettiamo caso che te lo offrissero. Questa proposta c'è, dove uno dei cantanti, dei big, può cantare con te un tuo successo. Tu sai che il venerdì avviene così, i due. Vedremo, incrociamo allora le dita. Ok, io mi permetto di fare ancora una domanda, Gerardina. Oggi come stai? È dal 97 che sto bene, insomma. No, ma oggi, a me interessa oggi, perché io credo che se quest'estate non fosse andata come è andata, Gerardina oggi non avrebbe avuto modo di avere questa voce riportata all'attenzione, non so come dire. Quindi ti chiedo oggi, dopo quest'estate... Guarda, non l'avrei avuta adesso, però io l'ho detto. Non adesso, magari tra qualche anno, ecco, purtroppo facendo, non lo so, una specie di gavetta, qualcosa insomma di più dura, ma sarei uscita fuori.
Ecco, io questo mi fa piacere, vuol dire che hai ancora lo spirito, e questo mi fa davvero tanto piacere. Grazie della risposta, perché è molto bella. Ho detto che ho scritto 3 album e passa, cioè, diciamo che ce n'è per 3 album e un EP, ecco, quasi 4. Gerardina, senti, privatamente a me scrivono molte persone, dai comuni, dalle Proloco, io credo che ti abbia contattato anche un giornalista di Novella 2000 che vorrebbe intervistarti, sai che insomma, no? Vabbè, comunque poi ti scriverò in privato. Al di là di questo, se uno ti vuole... vuole un tuo concerto, ti vuole presente a un evento, a qualche premiazione, come ti può contattare? Chi è che ti segue? Allora, che Fabrizio Scippa. Ok. No, è importante perché sai, Giardina, è la più grossa agenzia, insomma, una delle grosse. L'abbiamo detto perché tu non puoi immaginare, avendo io lanciato questo video, lui che ti seguiva per le hit, quante persone ci scrivevano come, perché noi non ci permettiamo assolutamente nemmeno di dare il tuo numero a privato, assolutamente, lo diciamo già qui, non chiedetecelo perché non lo daremo mai, però potete pensare attraverso questa importante agenzia. Lo ripetiamo, Gerardina? Decode, agenzia Decode. Così lo sanno tutti e le persone iniziano a scriverti, perché credimi, sono tante che ti vogliono ospite nelle loro, nei loro eventi, nel loro paese, nelle loro città. Vorrei solo un'ultimissima cosa. C'è una domanda che non ti abbiamo fatto, ma che avresti voluto che ti facessi? No. Boh, basta. Pulita, meglio di così che si può fare. Gerardina, no, anzi, è partita già lei con la Caselli, voglio dire. Bomba. Sì, io sono molto... Gerardina, io sono molto diretta, mi conoscono anche su TikTok, in modo molto elegante, soft, in punta di piedi, però faccio le domande molto, molto dirette. Ti scriverò un attimino in privato per dirti di quel giornalista di Novella 2000, che insomma un caro mio amico, lo stesso mio ufficio stampa, quindi insomma ti spiegherò meglio. Va bene? Perfetto. Bene. Gerardina, grazie mille di questo tempo, grazie mille della tua disponibilità, grazie della tua musica, grazie. Woo!